Civati annuncia l'abbandono dal gruppo del PD. Che momento è per il PD? È una decisione che lei condivide? Ma non è, sicuramente non è una bella notizia. Io credo che bisogna restare nel PD e continuare a lottare perché il PD non sia un partito in cui c'è dentro tutto il contrario di tutto. Ho molto rispetto per la scelta di Pippo e penso che non possa essere letta solo con una scrollata di spalle, c'è bisogno di una riflessione seria. Pippo è stato votato da 400.000 persone al nostro congresso e penso che ci sia bisogno di riflettere seriamente sulle ragioni profonde della sua scelta, il malessere che in qualche modo rappresenta. Grazie. Però lei dice che sbaglia. Però lei dice che sbaglia Pippo. Io penso che bisogna restare nel PD e battersi perché il PD continua ad essere il grande partito del centro-sinistra in Italia. Ah, innanzitutto voglio dire che è una scelta che mi dispiace, anche mi addolora, per una perdita che secondo me impoverisce il Partito Democratico. C'è bisogno di una riflessione all'interno del partito dopo questa uscita? Beh, c'è sicuramente uno stato di malessere. Questa uscita segna uno strappo piuttosto pesante. Ogni grande comunità deve interrogarsi quando perde un pezzo, secondo me, comunque importante. Rimpiazzabile con Verdini o altri nel futuro partito della nazione? No, è evidente che non sono rimpiazzabili. È un brutto segnale, l'ennesimo indicatore che il Partito Democratico si allontana dagli interessi che dovrebbe rappresentare, gli interessi del lavoro, gli interessi della scuola, e inevitabilmente poi vi sono conseguenze. Lei ha sempre detto che non lascerà il Partito Democratico, sbaglia Civati ad andare via o lei a rimanere dentro? Ed è possibile una sinistra fuori dal Partito Democratico? Guardi, ci sono tante domande sociali, domande di rappresentanza del lavoro, domande di giustizia sociale alle quali il Partito Democratico non riesce a dare risposte. Questo è il punto fondamentale, dentro il Parlamento e fuori dal Parlamento. Dopodiché in queste settimane con la legge elettorale, la revisione del Senato e prima con un provvedimento di carattere liberista come il Jobs Act sono avvenuti fatti gravi sui quali ciascuno di noi riflette. Ma lei rimarrà dentro? Ora sono completamente concentrato a correggere il DDL scuola e questo mi assorbe completamente le energie.